tira una brutta aria in Italia Viva in previsione del prossimo congresso. Anzi, a ben vedere, sulla natura di Italia Viva pesano i giudizi di Ettore Rosato, l'ex coordinatore nazionale del partito, di Renzi e Elena Bonetti, ex ministra per le pari opportunità e la famiglia nei governi Conte 2 e Draghi. Entrambi da giorni si lamentano perché hanno scoperto che Matteo Renzi è uno che pensa solo a se stesso e ha uno stuolo di profili sui social che vivono solo per delegittimare i nemici. Ma Italia Viva è anche alle porte del suo primo congresso nazionale. Candidati? L'attuale presidente, Matteo Renzi. È al momento l'unico candidato per la guida del partito. La lista dei candidati a livello locale è stata pubblicata l'11 ottobre, dopo che la Commissione Nazionale per il Congresso di Italia Viva ha verificato la validità delle candidature per la presidenza dei coordinamenti territoriali del partito. I coordinamenti territoriali rappresentano le sezioni locali di Italia Viva e coordinano l'attività sul territorio degli iscritti, dei simpatizzanti, dei comitati. I comitati sono un altro organo di Italia Viva e sono creati dagli iscritti sulla base di singoli temi. In base alle verifiche di pagella politica, i coordinamenti regionali, provinciali e comunali di Italia Viva chiamati al voto domenica per eleggere il loro presidente sono 143, per un totale di 182 candidati. Cioè in 109 coordinamenti territoriali, siamo al 77%, c'è solo un candidato alla carica di presidente. In altri 29 invece ci sono due candidati, mentre solo 5 coordinamenti vanno poi 3 candidati. Un partito che è il barboncino del suo proprietario. Stupisce?